Video sui libri acquistati al Salone del Libro di Torino 2023. Vi mostro il bottino. Non ho idea di quando riuscirò a caricare questo video. Vi basti sapere che lo registro a distanza di circa 15 giorni da quando sono stato al Salone e ad oggi non sono ancora riuscito a caricare neanche il vlog registrato durante quei giorni, però l'ho montato. Non so, quando vedrete questi video, ma aspettare ulteriormente mi sembra un attimino ridicolo. Video celere anche perché devo andare a lavoro. Prima di mostrarvi il bottino, propriamente appartenente al salone, vi mostro due libri che mi sono stati regalati subito prima che partissi. Uno tra l'altro l'ho già letto e se mi seguite su Instagram sapete già più o meno che cosa ne penso. Tendenzialmente quando posto le foto dei libri letti o che voglio leggere lascio anche un commentino a lasciare intendere che cosa ne pensi o quali tipi di aspettative abbia. Il libro è questo, Se i gatti scomparissero dal mondo. Libro che devo dire con i gatti francamente c'entra poco e niente. Non è colpa di Einaudi perché il titolo è proprio fedele rispetto a quello originale. Con i gatti c'entra poco, è la storia di questo ragazzo, brevemente, perché questo è un video acquisti, regali, non è insomma, un video di impressioni, però così velocemente. Siamo in Giappone, autore giapponese, narrativa contemporanea giapponese. Sapete che io spesso e volentieri ho un po' di problemi con questo tipo di narrativa, infatti è accaduto anche qui. C'è questo ragazzo che scopre che sta per morire, gli compare una sorta di forma umana del diavolo, gli propone un patto. Allungherà la sua vita di un giorno ogni volta che lui sarà disponibile a rinunciare a qualcosa. Un romanzo breve che alla fine si è risultato anche abbastanza piacevole per quelli che sono i miei gusti, ma ho dovuto mandare giù diversi stereotipi o comunque diversi aspetti appartenenti, ripeto, alla narrativa contemporanea giapponese, presente anche qui, che personalmente non gradisco molto e non tollero. Nell'insieme comunque non mi è dispiaciuto. Se volete saperne di più lasciatemi un commento e quando e se registrerò un nuovo video per parlarvi delle mie ultime letture lo includerò. Altro libro che mi è stato regalato prima che partissi per il salone è questo. Allora, l'ho malapena sfogliato, non sapevo della sua esistenza. Dovrebbe essere una sorta di versione in fumetto del celeberrimo Il nome della rosa di Umberto Eco, volume 1 di 2. Allora, non mi è chiaro se sia una versione integrale o fedele al romanzo di Umberto Eco. Intanto vi mostro qualche tavola. I disegni di Manara sono bellissimi. È uno stile che devo dire mi piace molto. Io lessi. Ricordo pochissimo il film, ricordo un po' meglio il romanzo che però ho letto veramente molti, molti anni fa. E non saprei dire, non lo so, non ero a conoscenza di questa opera, mi è stata regalata un po' così a sorpresa, quindi non so se sia una sorta di retelling o proprio una riproposizione fedele o piuttosto fedele, ma in versione fumetto. Vi dirò, oppure se lo sapete voi, magari fatemi sapere. Adesso passiamo invece proprio ai libri che mi sono portato a casa dal Salone del Libro. Sono di meno rispetto a quelli che avrei voluto comprare, anche se originariamente non avevo alcuna intenzione di acquistare i libri al Salone, perché fondamentalmente i libri li puoi acquistare in qualunque momento, no? E magari è anche più comodo farseli portare a casa. E poi insomma pesano, quindi non è proprio pratico girare con le borse. Però naturalmente una volta là, insomma, poi è difficile resistere, anche perché si viene a contatto, come già vi ho spiegato nel vlog, con realtà editoriali più piccole, un attimino più di nicchia, con le quali al di là delle fiere magari è più difficile entrare in contatto. Per cui insomma si parla con gli editori, si parla con gli autori in alcuni casi e diventa veramente complesso rimandare l'acquisto di libri, di letture che si rivelino per noi interessanti. Quindi alla fine ho acquistato troppo, nel senso che come già vi spiegavo nel vlog, che però forse in questo momento ancora non l'avrete visto, non lo so, sono uscito dal salone veramente a pezzi, cioè non riuscivo più a portare cose, a portare roba.
e quindi sono arrivato veramente al limite di peso che ero in grado di sostenere. Proverò a mostrarveli suddividendoli in base all'editore. Mi sembra una cosa piuttosto pratica e intelligente. Iniziamo dai 3 libri acquistati da The Editore, 2 dei quali già li ho letti. Allora, uno è La sete di Giovanni Lucchese. Aspettando che passi l'auto. Bellissima copertina, mi era stato presentato come un thriller, in realtà per quanto mi riguarda si è rivelato più che altro un noir. L'ho già terminato, quindi vi dico qualcosina rapidamente. Due protagonisti, un lui e una lei, lui un omosessuale sui 50 anni, frustrato, depresso, direi piuttosto insoddisfatto della propria vita, ha molti vuoti che prova a colmare. Sto sentendo dei rumori, temo che il grimoire stia sfasciando qualcosa in bagno. Non si diverte molto a vedermi dedicare del tempo alla fotocamera. Vuoti che prova in un qualche modo a colmare con dei meccanismi che neanche lui stesso riesce a spiegare attraverso dei rapporti sessuali, diciamo piuttosto spinti, vigorosi, anche un po' violenti, nei quali lui assume il ruolo del dominatore. Ha un rapporto complesso con la madre malata. L'altra protagonista, una lei, una nuova ricca sposata a un uomo violento sia fisicamente che psicologicamente. Il loro matrimonio si basa su un accordo non proprio chiarissimo, ma piuttosto squallido per quello che ci viene lasciato intendere. Anche lei aveva un rapporto piuttosto complesso con la madre, che però è morta. Forse potete già intuire un qualche filo conduttore, ma in un qualche modo comunque le vite di questi due personaggi si incroceranno. È stata una lettura piuttosto intensa e a suo modo profonda, non mi è affatto dispiaciuta. Sempre di editore, questo è un breve saggio, Cronofagia. Anche questo l'ho letto quasi integralmente durante il viaggio di ritorno da Torino sul treno. Cronofagia come il capitalismo depreda il nostro tempo, di Davide Mazzocco. Vi mostro l'immagine di copertina perché è molto interessante. E allora, è un po' complesso parlare di questo breve saggio in poche parole, e quindi anche qui, se magari volete saperne qualcosa di più, ne parliamo su Instagram oppure me lo scrivete nei commenti, e quando e se registrerò un nuovo video per parlare delle mie ultime letture, magari approfondiremo un attimino la cosa. Affronta vari aspetti, come il capitalismo depreda il nostro tempo, beh, ad esempio attraverso la burocrazia. È un po' complesso spiegarlo così, in poche parole. A seconda della vostra tipologia di lavoro, probabilmente vi sarà capitato di accorgervi come negli ultimi anni, negli ultimi decenni, la burocrazia in Italia, si parla, sia sempre più aumentata. Questo a dispetto del progresso tecnologico che permetteva di velocizzare determinati processi. È curioso notare come anche gli impiegati amministrativi siano aumentati, ma nonostante questo, anche chi non dovrebbe essere un amministrativo, e questa è una cosa che mi riguarda veramente molto, dedica molto del proprio tempo, magari anche fuori dal proprio lavoro, a svolgere delle pratiche, burocratiche. Non c'entra niente, vi faccio questo rapido esempio. Io negli ultimi giorni ho cambiato operatore telefonico e non era la prima volta che cambiavo operatore, ma ricordavo come in passato fosse molto semplice, bastava andare in un negozio di telefonia a fornire i propri dati, dopodiché il passaggio avveniva in maniera piuttosto automatica. A questo giro invece ho fatto tutto online, che per certi versi, per alcuni potrebbe essere più pratico, insomma, non sono dovuto andare in alcun negozio, ma di fatto ho dovuto compilare tutta una serie di form, di procedure, appunto online, della burocrazia che in altri tempi avrebbe dovuto svolgere qualcun altro, un professionista o comunque un qualcuno pagato per farlo. Di questi tempi invece siamo un po' tutti quanti dei burocrati, part-time. E non siamo dei lavoratori perché non veniamo pagati. Insomma, questa è una brevissima parentesi di un piccolo capitoletto del libro che ho trovato davvero molto interessante. Se volete saperne di più, ripeto, ne parliamo. Mi avrei intrigato per come ne parlava l'editore proprio perché avevo intuito toccaste dei temi che sento, avverto molto. Infatti è stato così. Ultimo libro acquistato dal medesimo editore, anche questo è un saggio che però in questo caso deve ancora leggere. Anche qui copertina molto accattivante, sia per colori che per simbolismo. Anche questo di un'autrice italiana, vi mostro la copertina. Anarco-occultismo, si chiama.
Ecco, vi lascio qualche istante per osservare. Ripeto, questo ancora devo leggerlo, quindi so dirvi veramente, veramente poco, ma mi aveva colpito per questo motivo. Un saggio che analizza come le teorie politiche, i simboli e la storia dell'anarchismo e del socialismo affondino le proprie radici anche nell'occultismo, passando attraverso la caccia alle streghe, magri rinascimentali, massoni e rivoluzionari. L'editore mi parlava di un filo storico che in un qualche modo si ricollega anche al femminismo. Non lo so, sembrava veramente tanta, tanta carne al fuoco per un saggio che tutto sommato è piuttosto sottile. Comunque mi intrigava. Io spesso sono attratto, lo sapete, no? Sono abbastanza eclettico nelle letture, quindi cerco sempre nuovi spunti, cerco di avere interessi di varia natura. Mi sembrava un buono spunto, ecco, per continuare a coltivare questi miei interessi così, multisfaccettati. Passiamo a un altro editore, direi di passare a Ippocampo. Da Ippocampo ho acquistato due libri, o meglio, dovrei dire, da Matteo Fumagalli ho acquistato due libri perché me li ha letteralmente spacciati e venduti lui. Allora, di questo onestamente non ne sapevo nulla, non ne sapevo l'esistenza, ma effettivamente non è da molto che è in commercio in Italia, è stato pubblicato negli ultimi mesi. Carl. E vabbè, magari voi, ecco, che siete più sul pezzo di me, già avrete avuto modo di scoprire dell'esistenza di questo libro. È una biografia, spero che possiate vederla perché la fotocamera è veramente lontana, un obiettivo 85 mm, quindi io non sono sicura di quello che sto inquadrando. È una biografia di Karl Lagerfeld, insomma, una figura piuttosto di spicco nel mondo della moda, ma direi anche nel mondo mediatico in generale. È un bel tomo e una bellissima edizione, devo dire, per quanto mi riguarda. Curata, dal design semplice, ma insomma, piuttosto sofisticato, mi piace molto. Allora, così vi dico qualcosina di me. Col mondo della moda ho sempre avuto dei rapporti piuttosto complicati, perché se per molti, moltissimi aspetti mi ha sempre affascinato, attratto naturalmente, dall'altro devo dire, ahimè, che tutte le persone nei miei 38 anni di vita che mi è capitato di conoscere, che lavorassero o che fossero comunque a stretto contatto col mondo della moda, ecco, si trattava di persone piuttosto sgradevoli, sia dal punto di vista professionale che personale, anzi direi quasi sempre. E devo rendermi conto che negli anni queste persone mi hanno portato ad attribuire un'accezione negativa al mondo della moda stesso. Mi rendo conto che sia un processo mentale sbagliato, me ne rendo conto, ma devo anche prendere atto del fatto che è così. Per cui è un mondo, una realtà da cui spesso mi sono proprio allontanato, anche solo a livello informativo, non so se rendo l'idea. Questa lettura però sembrava effettivamente molto, molto interessante e sarà una delle prossime che affronterò. È piuttosto lungo, ma dovrebbe essere una lettura comunque molto, molto scorrevole e intrigante, vi farò sapere. E sempre da Ippocampo ho acquistato. Dov'è? Ok, l'avevo lasciato di là, l'ho recuperato. Questo è un mattonazzo veramente grande, ingombrante, pesante, ma stupendo. Vi mostro l'edizione perché è veramente, veramente qualcosa di spettacolare. Tac. Fantastico di Gustave Doré. È un libro illustrato. Spero che lo vediate perché ho veramente fatto la scelta sbagliata per quanto riguarda la registrazione di questo video, come inquadratura, come obiettivo, come tutto. Edging nero, che tra l'altro riporta il nome dell'autore e il titolo del libro, ok? C'è all'inizio una bellissima foto dell'autore, anzi, forse ce ne sono due, ve le mostro. Capire che cosa stai inquadrando, sì, ok, dovreste, e qui ce n'era un'altra, se non ricordo male, ecco. Lo riprende per intero. Ok? Ha una suddivisione abbastanza particolare, ve la spiego. Credo stia passando un trattore. Sì, è un trattore. Le sue opere sono suddivise in quattro macrogruppi, per cui mi viene da ridere perché
Non lo so, non ho mai sentito né visto passare un trattore. Va bene. Qui al fondo abbiamo i dipinti, nella penultima sezione una raccolta di caricature, abbiamo poi le opere letterarie e le tecniche di incisione. Ve ne mostro qualcuna, ma ovviamente questo è un libro che, diciamo, se piace il genere, è proprio bello da possedere sia a livello di collezionismo, ma anche proprio per sfogliare queste immagini veramente incredibili. Questa, credo, dico credo perché ho aperto a caso, sia un'illustrazione della Divina Commedia di Dante, naturalmente. Vi mostro alcuni dipinti a colori sul fondo. Ecco, vedete queste ambientazioni piuttosto cupe, simili realistiche, perché sono sì fantasy, ma non completamente, non so se rendo l'idea. Ecco, anche questa meravigliosa, guardate proprio i tratti, le espressioni e l'atmosfera che l'immagine rimanda. E ce n'era un'altra di Dante che mi aveva colpito particolarmente, che voglio farvi vedere se la trovo. Ah no, aspetta, anche questa, i saltimbanchi, incredibile, veramente. Sì, possiamo farcela, ok. Eccolo, era questo il dipinto a cui mi riferivo, Dante e Virgilio. È molto cupa, quindi non so con la luce, con il riflesso, quanto potrete apprezzarla, sinceramente. Stupendo, veramente un volume meraviglioso. Infine, sì, siamo già alla fine perché tutto sommato sono stato bravo, ma ripeto, non tanto per volontà, per mia bravura, ma proprio perché a un certo punto mi ero dovuto rendere conto che il limite massimo di peso trasportabile era stato raggiunto, un po' come Dark Souls, che a un certo punto, se il tuo personaggio non ha abbastanza stamina, non ce la fa più. Allora, questi sono tre libri acquistati da un editore che pubblica fantasy e fantascienza di autori italiani, ossia Acheron. Il primo è un libro che già avevo visto su YouTube, ne avevo sentito qualcuno parlarne in questo momento, sinceramente non ricordo bene chi, forse su Instagram, non lo so, comunque è La mesmerista di Sara Simoni. Tra l'altro, l'autrice era presente allo stand, credo mi abbia anche autografato il volume. Copertina molto accattivante, devo dire, ma per quanto mi riguarda lo è ancora di più l'ambientazione. Siamo negli anni 20, in una sorta di processo storico rimmaginato, se non ho capito male. Si parla di alchimia, devo ancora leggerla, quindi non mi è chiarissimo, ma mi pareva molto accattivante. L'unica cosa di cui mi sono accorto dopo averlo acquistato. Libro primo, quindi non si tratta di un romanzo autoconclusivo. Peccato, ero un pochino incerto al momento dell'acquisto anche rispetto al target, cioè temevo un po' se trattasse di un romanzo per ragazzi, un cosiddetto young adult. Non lo so, però dovrebbe essere una lettura, insomma, divertente e intrattenente, vi farò sapere. Di nuovo il trattore, ragazzi. Secondo libro acquistato dallo stand Acheron, mi viene da ridere perché qui nel frattempo è successo, qui continua a succedere di tutto, in verità, dietro alla fotocamera e non solo, per cui dovrò tagliare la qualunque da questo video. Avevo dovuto anche un attimo interrompere perché ad un certo punto veramente le lacrime, delle ridere perché non si può credere a quello che non potreste credere. Ma non posso raccontarvi. Dunque, Le follie di Caligola di Roberto Riccioli. Di questo non avevo mai sentito parlare, onestamente. Copertina. Dicevo, copertina molto carina. L'incipit, onestamente, sembra piuttosto delirante ed è questo che mi ha attratto. Il cavallo di Caligola. Caligola ad un certo punto inizia a parlare rivelandosi un imperatore più capace, più affidabile, più credibile. Io non so come possa venire in mente di scrivere un romanzo che comunque conta
quasi 300 pagine partendo da quest'idea. Non lo so, ma lo voglio scoprire. Credo sarà piuttosto divertente. Fatemi sapere se l'avete letto. Ultimo libro. Sono sudato, veramente stanco, è stato faticosissimo girare questo video. Non so spiegarmelo, cioè potrei spiegarvelo, ma è meglio evitare. Di questo non so dire veramente nulla. Diciamo la verità, c'era il 3x2 allo Stand Acron. Io e la fantascienza ci conosciamo poco. Spesso negli anni mi dico che è il momento di conoscerci di più e proverò a conoscere di più la fantascienza attraverso questo libro nostrano chiamato Abaddon. Mi ha conquistato scoprire che si tratta di un lavoro autoconclusivo. Nome dell'autore, scusate, Giuseppe Menconi. Di questo non so dirvi francamente nulla, anche perché in ambito fantascienza, proprio in generale, sono molto ignorante. Quindi per me è un po' tutto nuovo. Ho letto pochissimo per quanto riguarda il genere. Bene ragazzi, questo video è finito, io aspetto i vostri commenti, fatemi sapere se siete stati al salone, cosa avete acquistato, se avete letto alcuni di questi libri, cosa ne pensate, tutte cose. Ciao!